Stortini, prima di partire con il video vi volevo avvisare che ho iniziato a collaborare con Eneba. Per i prossimi 6 mesi, ogni venerdì, il video sarà gentilmente sponsorizzato da loro. Eneba è un sito che vende tantissimi giochi, come potete vedere da qua. Ci sono giochi sia nuovi che vecchi. Ha un catalogo di oltre 10.000 prodotti ed è in continuo aggiornamento. In questo periodo sul loro sito c'è una svendita natalizia epica con tantissimi titoli, come potete vedere GTA 5 a 7 euro, FIFA 21 a 27 euro e tantissimi altri prodotti. Vi ricordo che Eneba vi offre un servizio clienti 24 ore su 24, loro sono super operativi a risolvere ogni vostro dubbio e ogni vostro problema. Ma non è finita qui, perché infatti grazie allo stortino, quando andrete a comprare un qualsiasi gioco, un qualsiasi prodotto, qua vi uscirà il messaggio: hai un codice sconto? Voi cliccherete su questo messaggio e qua inserirete il codice sconto storto ma non troppo, e grazie al mio codice sconto avrete un ulteriore sconto del 3%. Infatti anziché 47,57 vi verrà 46,15, quindi con uno sconto del 3%. Ovviamente trovate il link di Eneba sotto in descrizione. E ragazzi, che dire, ora vi lascio con il video. Bella. Sei storto, sei scemo, bassino, sei brutto. Mi sembri un gnomo, con le gambette corte, con le manine storte, con 4-5 menti. Tu sei veramente storto. Sì, ma non troppo. Mister Spanò, la voglio immediatamente nel mio ufficio, grazie. Salve signor presidente, ma cosa ci facciamo in questo studio del vice? Nel mio studio? No, scusi, questo è del vice. Tutti gli studi. Lei mi ha chiamato nel suo studio. Ha visto le ultime partite come sono andate, vero? Sì. Guardi le statistiche. Non ce n'è una che concordata andava bene. Signor presidente, la squadra ha avuto un calo fisico proprio di preparazione tecnica. Lei non può prendere la scusa perché è storto, allora devono essere storte anche le statistiche. Ma cosa c'entra, mo? Che io sono storto. E non alzi la voce con me. Ha visto? Le ha lette? Mi sembra bullismo. Un'unica parola, bullismo. Partita contro la Juventus. Sì. È stata persa. Una delle partite più importanti della stagione, lei me la perde. Avevamo detto che era una partita importantissima e lei me la fa perdere. Le ripeto, la squadra non era pronta a livello tecnico. Non e lei la deve preparare. Sì, ma io le avevo, signor presidente, l'avevo chiamata al telefono dicendo: diamo le feste natalizie ai nostri giocatori, perché sennò dopo giocano male. Lo sapevo. Lei è troppo disabile per raccontare la stessa scuola. Come vede, guardiamo le statistiche. Sono disabile a livello motorio, cosa c'entra nell'allenamento? È incompetente. Non è capace. Guardi, possesso palla al 47esimo, 77% per la Juventus e il 23% no. Sembravamo una squadra dell'oratorio. Signor presidente, abbiamo avuto anche tante assenze. 2-0, visto. 2-0. Guardi. All'ottantesimo ancora 2-0. Io ho detto: guardi però, guardi, ha segnato. Un gol. Eh? Un gol che non ci ha fatto vincere. Sì, ma l'importante è comunque fare gol della bandiera. Mister, sbaglio. Non ci siamo. Diamo comunque, no. Mister, non ci siamo. È una vergogna. Tutta la tifoseria che ci veniva contro. Io l'ho detto. Lei, io l'avevo avvisato, signor presidente, diamo le vacanze ai giocatori di Natale. Lei non le ha volute dare, le ha volute non c'è tempo preparare. Per le vacanze, lei non le ha preparati in modo serio. Signor presidente, questo è il risultato. Le sta per avere il foglio di via. Mister, sta per il foglio di via. Guardi, anche con il Napoli l'ha perso. Adesso mi trovi lei la scusa, una delle tante. Piuttosto che farmi venire il torcicolo, abbiamo lo schermo qua, che appunto stiamo guardando la partita, guardiamo da qua in alto. Perfetto. Cioè, così magari invitiamo anche la gente da fuori a vedere lo schifo di queste partite. Prego, guardiamo. Ok. Situazione azzurra. Castillejo. Occhio al cross.
Secondo tempo che è cominciato, risultato di parità con cui si sono chiusi i primi 45, grande equilibrio fin qui in campo. Lobotka. Chiama in causa Milik. Lozano, Isai. È in zona cross. Milik. Zielinski. Gol. Si sblocca. Guardi, un tiro, un gol. A livello di efficienza, in Napoli molto meglio di noi. Ho voluto offrire la cena ai miei giocatori per poterli preparare, appunto, perché so che contro il Napoli, appunto, una bella pizza napoletana li poteva, diciamo, spronare alla vittoria, per fargli capire che se battevamo il Napoli facevamo bella figura anche con tutti i tifosi napoletani. Sì. È successo che mentre stavo mangiando il calzone mi è partito un pezzo di lingua e non sono riuscito a farmi capire forse in campo, perché infatti c'era il mio aiuto tecnico che quando gli dicevo possesso palla loro dicevano regalate. Quindi lei mi porta la sera prima ad appesantirsi per il giorno dopo la partita, hanno una dieta da seguire e mi riporta il giorno prima a mangiare come gli fosse andato. Ma mister, lei è fuori luogo. Lei è fuori luogo. Dobbiamo spronarli questi giocatori, non facciamo le solite. Non si sprona con la pizza. Mister, guarda il possesso palla. Sì. 58% Napoli, 49% Allora, lei viene qua a darmi prima del disabile. Poi mi dice che non so fare il mio lavoro. Quello l'ho portato a casa una partita di amichevole. È sempre una coppa. Lei intanto 100.000 euro perché siamo in Italia. Se li ha portati a casa, ok? Mister, a me me l'ha dato l'omicidio. Mister, questo a casa. No! È il foglio di via. Ha perso due partite super importanti. Se lei continua così, si vedrà fuori da questa squadra. Se a lei non le va bene come alleno la rosa, lei può benissimo farmi un aumento e vedrà, come allenerò al meglio questa rosa. Vedrà. Ma finché lei mi dà 40.000 euro al mese, io non alleno bene la rosa, mi dia l'aumento di 140.000 euro con 100k in più e io l'alleno. Con due partite perse. Non c'è scritto gioco in faccia, mister. Non mi c'è scritto. Io leggo Genoa, però sono dettagli. Mister, se ne vada immediatamente e si faccia rivedere quelle partite vinte. Se no io la querelo e la licenzio. Vuole sapere la verità? Ho un registratore qua in tasca. Sì. Io ho registrato la sua, le sue parole che mi ha dato del disabile. Chiamerò i miei avvocati perché è il minimo che io potevo del dire. Del disabile perché non so allenare una rosa. È il minimo. Io la denuncio per bullismo. È il minimo. E la lascio solo con questa parola. La denuncio per bullismo. È una vera. Arrivederci. Arrivederci e non si faccia più vedere.